Ciao a tutti, eccomi qua. Grazie. Grazie a tutti voi che mi seguite. Grazie per quelli che mi seguono sul canale YouTube. Grazie per quelli che partecipano scrivendomi tramite il sito internet ufficiale, che è santarelli.marketing. Abbiamo parlato la scorsa volta, questa è la, potremmo dire la seconda parte, abbiamo parlato di dell'impatto del Covid-19, questo termine che ormai conosciamo fin troppo bene per una comunicazione, diciamo, particolare. Beh, sicuramente abbiamo parlato di come poter riqualificare alcune attività merceologiche. Caso per caso. È che si può fare. Tutti quelli alti 1,80 sono geni oppure scemi? Ma di cosa? Caso per caso, abito su misura. Sì. È da tempo che ne parlo. Dal 1990 gli abiti vanno fatti su misura e questo deve fare la differenza. Non si può fare. Non sto facendo, non c'ho un cliché, sto facendo un biscotto. No, sto comunicando, sto creando emozioni che poi siano l'humus per progettare un brand che duri nel tempo. Questo sto facendo. Non sto facendo uno stampino e faccio tanti biscotti onorevoli, ma non è la stessa cosa. Quindi abbiamo detto riqualificare e ovviamente riorganizzare il sistema lavorativo in base a questa emergenza. Eh sì, perché sento parlare di smart working, sento parlare di, ma sai, io arrivo, entro, igienizzo la cosa. Allora, ci sono dei processi lavorativi che devono essere ben organizzati, senza inficiare l'efficacia e l'efficienza del sistema, altrimenti ne viene meno il tutto. L'argomento che va evidenziato è sicuramente quello dal punto di vista della salute, perché? Perché se io ho un processo, un procedimento lavorativo già collaudato, attenzione, già collaudato, perché se non fosse collaudato è altra cosa, perché poi dopo si dà la colpa al nuovo agente, tra virgolette, al nuovo problema che causa quello. No, no, quello non sta causando, ha evidenziato che la struttura organizzativa lavorativa della tua azienda già collassava prima, no, non aveva radici ben piantate in terra e quindi bastava poco, un soffio che barcollasse. Quindi, se ben organizzata, devo solamente, il solamente tra virgolette, perché più è articolato il mio processo lavorativo e più sicuramente attenzionare questo aspetto della salute sarà da verificare anche qui da specialisti caso per caso, ponendo, evidenziando che te devi essere, come dire, distante, non ci devono essere assemblamenti. Ma attenzione, perché non tutti i processi lavorativi potranno essere così perfettamente distanziati con l'onestà. Perché ci sono dei processi lavorativi che necessitano sinergie di coesione anche umana. Ok? Molto bene. Perché ci sono delle situazioni che vanno fatte con la massima prudenza e anche
in cooperazione con altri soggetti. Ma la prima cosa da fare, ripeto, è riqualificazione e riorganizzazione. La riqualificazione deve essere tale che prevede o meno la ristrutturazione operativa o no del business, poi, solo poi, della struttura organizzativa. Perché se io riqualifico il business e delocalizzo di mio concetto quello, quello e quell'altro, va da sé che io poi nella mia azienda ho la sicurezza in tasca, perché magari ho ben e diversamente strutturato il mio business. Chiaro? Spero proprio di sì. Ovviamente questo non si fa in 5 minuti, trascorsi più o meno da quando siamo on in questo piacevole video. Si fa con i tempi dovuti. Ripeto, studiando la storicità operativa da persone specializzate, la storicità operativa di quella determinata azienda, per portarla da lì a là, da quel passo all'altro che diventa operativo. Questo è, secondo me, parlare chiaro. Altrimenti pensiamo a: ma sai, lì dovevamo, mi serve quello, adesso come faccio? Io non ho più. Ok, le carte da gioco sono state variate, gli ingredienti sono variati, oggi sono questi. Che fai? Aspetti che forse qualcuno ti dirà fra un X tempo, poi, ma sai, tutto era uno scherzo, ma magari il tempo è talmente lungo per la tua realtà che poi è difficile reggere il mercato? Oppure ti rimbocchi le maniche e dici: andiamo a verificare come possiamo fare con questi nuovi ingredienti a fare il business. I nuovi ingredienti sono quelli che ci circondano. Perché se da domattina, che so, qualcuno decidesse che gli animali domestici si acquistano perché hanno una loro paghetta, si acquistano i loro prodotti, capirete bene, sì, lo so, è un esempio proprio al limite, capirete bene che io devo cambiare anche tipologia di comunicazione. Quindi non è detto che poi questo sia una cosa negativa, io voglio essere sempre propositivo sulle cose. Mi hanno insegnato da piccolo ad avere sempre una riqualificazione. Ok? Bene, per ora è tutto. Vi ringrazio, spero di essere stato di utilità, di aver risposto comunque, di avervi dato delle indicazioni. Sono comunque a disposizione in privato. Santarelli.marketing.